Ciao ragazzi, allora, le persone che hanno frequentato i miei corsi in questi anni sapranno benissimo che io ho sempre parlato della mia cinofilia come un tavolo che... Oiaia, è qui, è arrivato il terremoto, è arrivato il terremoto, eccola, 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 finito, finita la possibilità di fare il video con il mio terremoto, ecco, adesso parte di nuovo. Ho sempre parlato della mia cenofilia come un tavolo che aveva questo minimo di tre gambe per poter stare in piedi. Voi sapete che un tavolo non può stare in piedi con due gambe, ce ne vogliono almeno tre, se ne ha quattro è meglio. Infatti poi... Ecco, no, no, io no, forse oggi è il giorno che non ce la possiamo fare a fare video. Guarda, guarda, mi vuoi mangiare tutto. Cioè, ma ti sembra il modo di comportarti? Ecco, adesso parte e va di nuovo laggiù. Poi vediamo qua. Eh? Sì, 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 sì. Noi siamo tanto amici. Sì, sì, sì. Bene, ehm, ed è il titolo che vi ho messo oggi. Perché? Perché studiando i cani da tanti anni ho capito che ci sono tre cose che per riuscire a mantenere in piedi, come il tavolo, un rapporto. I nostri cani non possiamo trascurare. Allora, la prima è quella che indipendentemente dalla razza, indipendentemente dalla tipologia di cane, dell'impiego che noi ne facciamo, eccetera, noi dobbiamo sempre allevare un cucciolo e mantenere un cane che abbia il massimo dell'affidabilità, il 100% con noi, ma specialmente con i nostri bambini perché se no può essere il miglior guardiano del mondo, era il miglior cane da compagnia del mondo, era il miglior cane da lavoro del mondo, ma laggiù dove succede un incidente, ecco, noi non saremo più in grado di vivere in modo sereno con questo animale e spesso sì, no, ecco, non come lei che invece mi uccide di leccate. Adesso però lasciami ancora così lavorare, sì, sì, loro lo sanno che sei brava, però devi stare un pochino qua tranquilla, sì, sì. Quindi tutto va a farsi benedire, non si riesce più a vivere col cane, quindi io mi sono sempre concentrato molto innanzitutto sull'affidabilità dei miei cani, sul rapporto che loro dovevano e dovranno sempre avere nei confronti... Eh, dei familiari, questa è la prima gamba del mio tavolo. La seconda è quella che il nostro cane, noi abbiamo il dovere di garantire il benessere psicologico che è strettamente collegato al benessere fisico, perché siamo noi che abbiamo deciso di adottarlo, siamo noi che lo chiudiamo all'interno di un appartamento oppure all'interno della nostra recinzione, che per grande sia gli limiterà sempre la sua libertà. Quindi, siccome lui non potrà andarsi a cercare cosa vuole, perché noi abbiamo deciso di tenerlo con noi, noi dobbiamo dare al cane quello che. Che lui si aspetta dalla sua vita di animale, dalla, insomma, per poter soddisfare i suoi istinti primari e quindi il secondo ehm, appoggio, la seconda gamba del tavolo per stare in piedi è il suo benessere psicologico e quindi lo studio della cinofilia naturale. Quando io ho fondato l'Istituto di Cinofilia Naturale, questo istituto di ricerca per poter studiare veramente il cane al di là delle tante chiacchiere, fantasie, cos'è che aveva veramente bisogno da noi, l'ho eh, studiato perché mi rendevo conto e continuo questi studi come ho fatto adesso in India di quanto sia importante per un buon rapporto anche con noi dell'animale dare all'animale ciò che lui si aspetta visto che non se lo può andare a cercare, visto che non può andare come dire, a muoversi sul territorio come desidera. La terza invece eh, gamba di questo tavolo per completare l'equilibrio è capire un po' di quella che è la storia del nostro cane, perché voi non dovete dimenticarvi che se noi disconosciamo le origini, disconosciamo l'uomo primitivo all'inizio, eh, come ha impiegato il cane, come viene impiegato il cane ancora adesso, tipo in agricoltura, laggiù dove il cane da lavoro, il termine lavoro è la verità, cioè il motivo che io allevo cani sono un'azienda agricola C ho un codice ad ecco che posso ancora fare le consegne a domicilio perché questi cani da e da pastore che ormai avete imparato a conoscere sono un supporto non solo utile, indispensabile eh, a quelli che si occupano di allevamento, ovino, bovino perché da quando è arrivato il lupo in pratica se non ci fossero loro la produzione diminuirebbe molto perché tanti pensano che è solo una questione di Dice, se io sto sveglio tutto il giorno e la notte ci diamo il cambio, io, eh, i miei fratelli, i genitori, possiamo stare senza cani. In realtà non è quello, perché gli animali, specialmente tipo gli ovini, solo a sentire l'odore, la presenza del predatore, avvertire questa eh, minaccia e beh, la loro produzione di latte eh, diminuisce notevolmente, lo stress eh, fa andare a. Eh, un po' ramengo quelli che sono i parti, gli ovini hanno più aborti, e, insomma ci sono tante complicazioni, che insomma le persone per poter avere una cultura completa sul cane, anche se hanno, per dire, un boxer che lo tengono sul divano, devono sapere queste cose, perché voi... Avete il cane di razza, lo spazzolate, lo lavate, fate un po' di tutto, ma quel cane lì necessariamente, come genetica, deriva da quei cani che venivano utilizzati. Ormai la storia ci racconta almeno 12.000 anni fa, di quando l'uomo ha iniziato a domesticare gli animali. Quindi, tutti gli animali da, che oggi vengono chiamati da reddito, no? da, insomma, per poter soddisfare quello che era il bisogno allora della sopravvivenza e allora l'uomo primitivo 12.000 anni fa si rende conto che il cane ha veramente un impiego fondamentale. E quindi il conoscere un po' non solo qual è la storia, ma l'utilizzo, la natura, le caratteristiche del cane da guardiani anti e del cane da gregge è secondo me la terza eh, gamba del tavolo che se voi volete avere un rapporto equilibrato con... Eh, eh, le vostre informazioni che avete sui cani in generale non potete trascurare questo dettaglio e questo vale anche per quelli che sono eh, gli amanti di tutte le razze che non hanno nulla a che vedere con i cani da grigie. Quindi siccome ho sempre eh, formato i miei consulenti, i miei ispettori, tutti, tutti gli specialisti della mia federazione, ma anche solo semplicemente le famiglie che avendo i cani volevano aumentare la loro cultura, sempre in rispetto a queste tre gambe del tavolo, questi tre settori che me li sono sempre immaginati come il supporto minimo per poter conoscere bene i nostri animali. Ecco, voi penso che sappiate che ci sono questi tre video corsi che parecchie persone ormai ne conoscono già i contenuti che sono: il video corso base sul cane da guardia, che comunque può servire anche per cani di grossa taglia che non vengono destinati alla guardia, specialmente se potrebbero avere un forte carattere, o comunque se sono di grossa taglia, tutte le informazioni che ci sono su questo video corso servono perché sono finalizzate ad allevare. Sì, 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 ok. A levare un cucciolo perché non ti unisci laggiù alle lotte che stanno facendo e mi lasci finire la tua cosa lei è poi la mia coccolona in assoluto guai se io vengo qui lei vuole stare attaccata a me e non muoversi mai è vero e con gli altri cani è terribile ed è anche un'ottima guardiana Diglielo pure che sei terribile sì. quindi vi dicevo il video corso base sul cane da guardia eh, dà delle informazioni utili a tutti quelli che hanno cani di grossa taglia, perché laggiù dove saltano fuori incidenti è sempre su quei cani che la gente diceva non l'avrei mai più detto, sembrava pacifico, era indifferente, eh, ascoltava, sembrava che ci voleva bene, sembrava tutto e poi è scattata l'aggressione. Bene. Quindi tutto, tutte le regole che io spiego lì per i cani da guardia, laggiù dove avete un cane che supera i 15 kg, 20 se le conoscete non vi fa male per niente. Poi è quello io lo attribuisco questo videocorso alla prima gamba del tavolo. Eh, poi c'è quell'altro corso base di Cinofilia Naturale che dura tre ore e quello prima dura quattro ore, mi sono dimenticato di dirlo, dura cioè quattro ore. Questo dura solo tre ore perché è tutto concentrato su come far ottenere il benessere psicologico a qualsiasi cane: dal Chihuahua alla lano Danese e secondo me la seconda gamba del tavolo perché sono informazioni. Che chiunque abbia un cane non può trascurare perché molte volte è lo stress che fa fare poi dei comportamenti anomali ai cani che abbiamo adottati e li fa fare anche a noi di conseguenza, figuriamoci se non li fa fare eh, agli animali. Quindi, ottenere il benessere psicologico dell'animale che noi deteniamo per me è la seconda gamba del tavolo che possa stare in piedi e che ci possa permettere di avere un rapporto sempre sereno, noi e far star bene il nostro animale. Il terzo è il videocorso sui cani da antilupo e come vi dicevo prima, ma è di altissimo interesse anche chi ha magari un cane che lo tiene sul balcone o, o una coppia di cani da compagnia in giardino che non si occuperanno mai di come dire, contrastarsi i lupi perché questo corso che dura, eh, dunque dura 7 ore addirittura... Eh, fa un po' non solo la storia del cane, ma vi faccio vedere come sono i cani in tanti viaggi dove sono andato io, l'utilizzo dei metici eh, laggiù dove il cane da lavoro è veramente un supporto eh, all'uomo, alla sopravvivenza dell'uomo. Quanto le razze siano poi nate dopo, quanto. Eh, questa concentrazione che ha voluto la cinofilia commerciale sulle razze sia inutile, eh, amiamo attribuire alle razze e dar per scontato delle caratteristiche. Io in questo video corso vi dimostro il contrario, ma non perché ve lo dimostro io, perché ciò che ho imparato eh, girando il mondo dal Tibet al Nepal al Kazakistan, turmenistan eh, Iran, eh, Mongolia, insomma, tutti i posti che voi sapete che sono andato alla fine ne ho tratto. Eh, queste conclusioni, a maggior ragione, se avete cani di grossa taglia e ancora di più se avete cani da gregge, questa diventa veramente la terza gamba del tavolo di quella conoscenza che voi dovete apprendere. Eh, è un corso nato inizialmente per dare un supporto eh, informativo a quelli che hanno il bestiame, che hanno bisogno di capire bene questi cani che loro utilizzano, che natura hanno, cosa, come si devono, come dire, approcciare, i limiti che hanno sull'obbedienza, quali sistemi bisogna utilizzare, ma che poi si sposano veramente con le esigenze che voi avete di avere una conoscenza approfondita dei vostri animali. Guardate come sono carini questi due cani che sono là sullo sfondo che si interagiscono. Ecco, tutte queste interazioni hanno... Dei significati particolari come hanno anche dei significati particolari prima che loro litigavano con i confini di recinzione, guai se io glielo impedissi, guai se li sgridassi, guai se io mi, intromette, mi intromettessi in questo modo perché diciamo questo è un istinto di concorrenza per farvi un esempio quando litigano fra loro che non bisogna mai frenare se non si stressa l'animale già gli si impedisce di creare un branco perché io li tengo in coppia, ma sono comunque divisi perché sono un allevatore. Figuriamoci se non li permettessimo di litigare dalla recinzione e difendere questa, questo loro territorio dove sopravvive dove loro sopravvivono. Quindi ci sono un sacco di istinti che le persone, ma anche i cinofili, disconoscono, danno consigli, continuano a dare consigli alle persone che hanno un problema dei cani e invece di risolverli dei problemi glieli complicano. Quindi eh, ci sono questi tre corsi. Perché vi ho fatto tutta questa chiacchierata? Per dirvi che siccome, come avete visto, sto facendo parecchie iniziative a favore delle persone che mi seguono in questo momento critico dovuto a sto cazzo di virus che ci ha cambiato la vita che al di là delle iniziative che faccio che insomma tutti diciamo delle parole vi volevo dimostrare in concreto che faccio anche qualcosa direttamente questi video corsi siccome sono diciamo la base della mia cenofilia sono molto importanti hanno un determinato prezzo e molti che non ne capiscono la grande importanza che se non conoscono queste informazioni poi rischiano poi tra addestratori, comportamentalisti, educatori, cercare che non sempre si può di eh, rimediare poi al latte versato perché la prevenzione, noi siamo un popolo che non ci... Per quanto sia utile, non ci piace la prevenzione. Prima aspettiamo che il cane magari aggredisca il bambino, prima aspettiamo che ci siano problemi di ogni tipo sul cane per poi intervenire. Ecco, il prezzo che ehm, hanno sempre avuto questi eh, videocorsi. Eh, adesso io fino a lunedì a mezzogiorno per darvi questo supporto ve l'ho dimenzato ma vi ho fatto un'aggiunta che non credo che si ripeterà più perché, per me, è un grande sacrificio e un grande sforzo e spero che voi lo capiate. Mi metto a disposizione un'ora. A tutti gli acquirenti di questi videocorsi che aderiscono a questa iniziativa unica, non, è, non ha effetto retrocedente, retrocessivo, non so come si dice, quindi è solo per quelli che in questo periodo del coronavirus comprano questo video, scorso scontato al 50%. E vi do anche la possibilità di avere un'ora di consulenza personalizzata sulle vostre problematiche, su ciò che volete risolvere dei vostri cani con me in videochiamata e in WhatsApp. E quindi questa. Bella regalo, io per, così, per venire al sodo per farvi capire meglio. Quindi, fino a lunedì entro mezzogiorno pagate metà tutti i videocorsi. Non è il caso che li comprate tutti. Voi potete comprarne anche uno. Qualcuno ne ha già comprati, magari gliene manca uno. Approfittate di questa. Occasione che mi vede, eh, come dire, rimanere a casa anch'io mi vede a risolvere un sacco di cose in allevamento sabato domenica che se no me ne sarei andato e quindi avevo sempre poco. Chissà se riusciremo a finire, chissà, chissà. Avevo sempre poco tempo, allora questo tempo lo voglio mettere a vostra disposizione. Vi regalo quest'ora di mia consulenza diretta dove parleremo solo del vostro caso, solo del vostro cane. E se non avrete capito qualcosa che viene enunciato nel video corso. Eh, ve lo potrò spiegare nei dettagli in quest'ora che ci metteremo in contatto con la videochiamata in WhatsApp. In questi giorni vi sto eh, come dire, anche allegando i prezzi che se li andate a confrontare c'è sui siti dove parlo di sti video corsi sono addirittura il 50%, in più vi do quest'ora eh, gratuita però questa una cosa che anche perché mi possa poi organizzare, perché ci sono già parecchi, mi devo mettere, trovarmi queste ore di tempo a vostra disposizione, vi do tempo. Non più come il solito domenica e poi lunedì mi iniziate a chiamarmi alle 8 che non avete fatto in tempo. Eh, ma lunedì fino a mezzogiorno. Oltretutto, vi ho allegato i sistemi di pagamento. Eh, ho accontentato anche quelli che in passato mi dicevano a me farebbe comodo pagarti con Paypal. Ho attivato tutto quanto. Abbiamo anche un conto PayPal. Ma per questo vi ho messo anche un'email che mi potete scrivere oppure anche su Whatsapp eh, se avete bisogno di ulteriori informazioni. Ecco, vi consiglio di aderire a questa cosa perché dalla prossima settimana vedrete la promozione. Continuerà, ma avrà già prezzi diversi perché come faccio ho sempre fatto con i corsi dal vivo fosse stato un altro momento adesso mi preparavo a fare il corso magari eh, primaverile quelli che aderiscono prima e mi permettono di organizzarmi meglio li faccio sempre degli sconti man mano che andiamo avanti diminuisco questi sconti bene avevo voglia di fare questa chiacchierata con voi che mi servirà anche come video da girare ai tanti amici che mi chiedono informazioni in questa occasione vi chiedo una eh, vi faccio una preghiera. Siccome tanti di voi siete a casa, vi piacciono i cani e eh, in poche parole non avete un cazzo da fare, ricevo tutti i giorni decine di richieste che vi mandi eh, foto dei miei cuccioli che ho disponibili, eh, video dei miei cuccioli, eccetera. Ecco, vi volevo dire Fatemi solo se richieste, solo se avete un'esigenza immediata e solo se non siete molto lontani da me, perché in questo periodo non mi sto spostando tanto per le consegne. Ok? Perché se non mi intasate eh, continuamente, devo almeno fare due volte la cancellazione dalla memoria. E stessa cosa vale per tutti i post, le foto, i filmati che referite in giro e che mi girate. Va bene? Vi ringrazio tanto per avermi ascoltato. E Ringraziamo questa birbona che mi ha lasciato fare il filmato perché a volte si mette e vuol salirmi addirittura in testa e quindi non mi lascia lavorare, stavolta si è stata comprensiva, bravo. No. La bellecatina, niente. E vi auguro a tutti buona giornata e seguitemi nelle mie tante iniziative, anche extracinofili, sapete che noi ci mettiamo in contatto adesso sul mio profilo Ezio dei Cani, tutte le sere alle 19 e parliamo un po' di tutte queste cose, di questa reclusione forzata. Stasera vi farò un'altra diretta, un'altra puntata sugli sciacalli del coronavirus. Perché ci sono tante persone in tanti settori che se ne stanno approfittando di questa debolezza e invece magari di fare come faccio io, che vi do la possibilità possibilità di hm, acquistare tutto a metà prezzo perché già siete depressi e ci sono persone, se mi seguite capirete a chi mi riferisco, che se ne stanno approfittando perché sanno benissimo che magari in questo momento potete aderire a cose che non avreste mai fatto in precedenza. Bene, vi saluto ancora e, e vi auguro a tutti buona giornata, a presto, ciao!